Buonasera, devo darvi una serie di informazioni che meritano di essere spiegate, in particolar modo una. Innanzitutto l'aggiornamento sul contagio nella nostra città. Attualmente sono risultate positive al tampone 128 persone con 26 decessi. Chiaramente, come ho già detto, un numero così alto rispetto ad altri comuni e relativamente alla popolazione è dovuto all'incidenza delle case di riposo rispetto alla nostra popolazione, perché abbiamo, come sapete, ben tre RSA con numeri importanti relativamente agli ospiti che fanno salire ovviamente i dati. Ciò non significa che ci sono situazioni particolarmente preoccupanti, ma perché ad esempio vi do un dato: l'altro giorno sono stati effettuati 15 tamponi in un RSA che sta cara alla nostra comunità, che è la scuola, e sono risultati tutti e 15 negativi. Il dato è che se ne stanno facendo di più di prima, quindi se c'è una base dati più ampia, evidentemente risultano di più anche le persone che risultano positive. Quindi 128 persone risultate positive al Covid e 26 di queste sono decedute, quindi sono decessi direttamente riconducibili al virus. Come saprete, da questa mattina ha riaperto il comune per chi ha WhatsApp, per chi ha attivato il servizio di WhatsApp del comune ha ricevuto la comunicazione e penso sia stata poi portata anche sui social e sicuramente anche sul sito del comune. L'accesso al comune avviene solamente previo appuntamento e recandovi in comune potrete vedere che è diverso rispetto a prima perché sono state installate delle barriere in Lexan protettive. Prima di accedere vi viene misurata la febbre, così come previsto tra l'altro dalle normative. Questo è un primo assaggio delle modifiche strutturali e procedurali che ci sono già per l'accesso in comune. Poi vedrete che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi ci saranno modifiche sempre più sostanziali e profonde per l'accesso. Già adesso, per tutti quegli sportelli al pubblico, vedete che ci sono delle barriere protettive, sia per l'utente che per l'operatore, viene rilevata la temperatura prima di entrare, ci sono le colonnine con il gel igienizzante sparse più o meno ovunque per potersi igienizzare le mani. Questo però è un primo passaggio perché sono riaperti tutti gli uffici. Quindi su appuntamento possiamo accedere in tutti gli uffici, per cui chi aveva in sospeso delle pratiche da fare vi chiedo una cortesia. È un po' come una discarica. Tutto è fermo da 2 mesi, quindi se tutti rientriamo subito ad accedere al servizio si ingorga necessariamente, esattamente come sta succedendo per la discarica. Cos'è successo? Molti hanno segnalato che squillava libero il telefono. Sì, perché il sistema VoIP che abbiamo in comune ti permette, se tu sei al telefono, di ricevere un'altra telefonata sempre su quel numero, per cui non risulta occupato, per poter far rispondere un altro. È successo che a molti risultasse libero, quindi abbiamo switchato sulla possibilità sul telefono in modo che risultasse occupato. Risulta sempre occupato adesso perché stiamo ricevendo un numero abnorme di richieste. Pensate che per la prima settimana sono già stati presi 290 appuntamenti, tutti telefonicamente. Evidentemente 2 mesi di chiusura della discarica hanno comportato, insieme al fatto che da 2 mesi le persone sono a casa e hanno probabilmente accumulato rifiuti da conferire, ha causato una mole enorme di richiesta di accesso alla discarica. Per cui vi chiedo di portare un po' di pazienza, dobbiamo affrontare l'onda di queste 2 mesi di chiusura, che poi pian pianino ritorneremo alla normalità e sono convinto che saremo tutti persuasi del fatto che è meglio accedere alle discariche su appuntamento perché non fai coda, tu arrivi, ce l'hai a disposizione per te, devi buttare quello che devi buttare, lo fai in fretta perché non c'è nessun altro e te ne vai. Tra l'altro stiamo lavorando per
dare la possibilità di prenotare la discarica non soltanto telefonicamente, ma attraverso un form online, come quello dei buoni spesa, per cui si va sul sito, si compila e in automatico il sistema ti dice quando devi andare e in che condizioni, ovviamente, perché c'è anche un limite di tempo. Quindi vi chiedo la cortesia di portare pazienza sulla discarica, perché se 290 persone hanno già preso appuntamento per la prima settimana, vuol dire che si sta rispondendo, però c'è una mole impressionante di richieste che sta convergendo unicamente su un operatore solo. Quindi, finché non riusciamo ad affiancare con il form online l'operatore, ci vuole pazienza perché si possa conferire i rifiuti. D'altronde, da 2 mesi, che il sistema è chiuso e quindi che la discarica è chiusa e quindi bisogna smaltire l'onda di tutti quelli che adesso hanno bisogno di portare i rifiuti in discarica. Questo per quanto riguarda la discarica. Comunque si va avanti, sono sicuro che nelle prossime settimane avremo un calo delle richieste, quindi andremo ad un regime normale. Bisogna portare un po' di pazienza, come per tutte le cose. Anche per i cimiteri riaprono il lunedì 11 maggio, con una modalità un po' particolare. La modalità sarà questa: si potrà accedere al cimitero dal lunedì al venerdì in base all'ordine alfabetico del proprio cognome. Questo perché, quindi facciamo un esempio, il lunedì andranno le persone che hanno un cognome che iniziano, o il cui capofamiglia ha il cognome che inizia con la B, con la C, con la D. Il martedì si va avanti con la E, F, G, H, I, eccetera. Questo verrà poi specificato meglio. Qual è la ratio di questa regola? Evitare che nei primi giorni, esattamente come la discarica, si concentrino troppe persone nei cimiteri, perché altrimenti tutti gli sforzi che abbiamo fatto adesso, fino adesso, vengono vanificati. Se 10 persone a volta si incontrano all'interno o all'esterno del cimitero non vedendosi da 2 mesi e scambiano 4 parole in amicizia, magari non prestando troppa attenzione alle distanze o all'indossare le mascherine. Mi rivolgo in particolar modo agli anziani che si è visto essere, parlo per primo del mio papà, riottosi nei confronti e un pochino meno sensibili nei confronti delle norme di sicurezza che dobbiamo rispettare tutti e dobbiamo abituarci a rispettare per un bel po' di tempo. Quindi anche in questo caso cerchiamo di smaltire, di frazionare l'onda di accesso ai cimiteri perché è doloroso, so, non andare, non poter andare a piangere i propri cari, anche perché abbiamo avuto un'incidenza particolarmente fuori dalla media, almeno in questi primi 4 mesi dell'anno, quindi è comprensibile che le persone sentano la necessità, lo sento anch'io, anche noi abbiamo perso dei cari, di andare al cimitero, però dobbiamo frazionare gli ingressi. Poi, quando avremo capito tutti che dobbiamo evitare gli assembramenti, riapriremo normalmente. Per questo vi chiedo ancora una volta un pochino di pazienza. Perché il sabato e la domenica si restano chiusi? Per non avvantaggiare quelle persone che hanno il cognome che inizia per la lettera finale dell'alfabeto, per cui le persone che hanno cognome che inizia per la Z, qualcuna c'è, la conosco, sarebbero avvantaggiate perché vorrebbero andare il sabato. Questo per tenere una linea di equità nei confronti di tutti, per questo abbiamo deciso di dividere in questo modo l'accesso ai cimiteri. Anche per quanto riguarda il mercato, allo stesso modo stiamo ragionando per cercare di farlo nella più totale e assoluta sicurezza di tutti, sia dei clienti che dei commercianti. Non sarà più il mercato di prima, su questo bisogna essere chiari, bisogna essere sinceri. Non dimentichiamo l'accesso al lato che c'era prima, cioè da più punti in cui ci si poteva incrociare. Intanto farci misurare la temperatura prima di accedere e poi dovremo anche lì tenere conto che le bancarelle dovranno essere distanziate tra loro, dobbiamo tenere conto che non potranno esserci un certo numero di persone all'interno dell'area mercatale, ma dovranno essere tenute fuori o comunque dovrà esserci un accesso spalionato, insomma, ci sono una serie di regole che lo rendono un po' difficile.
quello che ci stiamo mettendo un po' più di tempo. Però è anche vero che i nostri commercianti di fiducia, quelli che vediamo tutti i mercoledì al mercato, non lavorano da più di 2 mesi. E questo per le loro famiglie è certamente un problema enorme. E dobbiamo pian pianino ritornare alla normalità. Piano piano, però, facendo tutto con la testa e cercando di seguire tutte le regole possibili. Nel frattempo avete visto che sono ripartiti un po' di lavori, è ripartito lo sfalcio del verde, anche qui per chi mi segnala che in un punto piuttosto che in un altro non è ancora arrivato. Anche da qui, anche per questo, tenete presente che è da più di 2 mesi che non facciamo manutenzione del verde, quindi riprendere dopo tanto tempo risulta anche più difficile e più lungo nel tempo. Per questo, vedete che c'è l'azienda appaltatrice che sta eseguendo i lavori in giro per tutte le frazioni, da qualche parte è già arrivata, da qualche parte sta per arrivare, in alcuni punti ha iniziato a fare ad esempio i bordi in attesa che il trattorino arrivi a fare il centro dei parchetti. I parchetti però rimangono ancora chiusi, perché dobbiamo anche su questo imparare poco alla volta il modo di comportarci. E gli accessi devono essere ripresi poco alla volta, gradualmente. L'elefante si mangia a bocconi. Insieme a questo, sono partiti i lavori per l'ammodernamento sto leggendo di una inciviltà e incompetenza disumana. Può darsi. Non so a cosa si riferisce, eventualmente può mandarmi una mail sempre a sindaco@comune.pesanibrianza.mb.it. Stanno procedendo i lavori per l'ammodernamento dei lampioni, sono previste 130 nuove lampade, 130 nuovi corpi illuminanti, in alcuni casi viene sostituito anche il palo perché è troppo bello, malorato, su alcune vie della nostra città, mentre vi ricordo che a giugno ci sarà la gara per sostituire tutti i lampioni. In un momento come questo, il nostro comune va a fare una gara per 4 milioni di euro per sostituire più di 2.000 lampioni, perché anche questo è un bel segnale. Lo avevamo già progettato prima, però andiamo avanti perché dobbiamo andare avanti. Inoltre, abbiamo attivato una nuova misura e per questo ringrazio davvero i commercianti di Besana, in particolar modo i supermercati di Besana, perché al momento 3 su 4 hanno aderito all'iniziativa del carrello solidale. Molti di voi me lo avevano proposto nelle settimane scorse, ho risposto che bisognava attendere il momento giusto, il momento bisognava andare ad integrare altre forme di distribuzione, come ad esempio i buoni spesa. È arrivato il momento di attivare questo tipo di servizio, per cui quando andate a fare la spesa sappiate che la possibilità di lasciare delle derrate alimentari, ovviamente di a lunga conservazione, viene coordinata dal supermercato, ma anche da noi. E attiveremo poi anche con altre associazioni la modalità di distribuzione dei pasti, esaurita l'esperienza del buono spesa, che ha raggiunto una percentuale importante, ancora non ho il dato consolidato, ma solamente parziale, delle famiglie raggiunte, ma abbiamo raggiunto veramente una percentuale significativa di richieste per far fronte proprio alle necessità emergenti delle famiglie toccate economicamente dal coronavirus. Per il resto c'è stata l'erogazione da parte dell'INPS delle 600 euro, che penso debbano diventare 800 nel corso di questo mese, e dalle casse integrazioni che dovranno arrivare, e per alcuni sono arrivate. Infine, volevo ringraziare una persona, Pippo, che mi ha segnalato, penso sia Filippo, che mi ha segnalato che è uscito per sistemare alcune parti di verde pubblico per permettere alle persone di non avvicinarsi mentre camminano, fanno le camminate che ora sono concesse. Lo ringrazio e penso che se tutti facessero come lui, se tutti facessero come Pippo, avremmo davvero un paese migliore, se ognuno curasse un pezzettino davanti a casa sua. Un po' come quando nevica, se tutti spalassero un pezzettino davanti alla propria casa,
se tutti andassero davanti, dessero questa possibilità, avremmo un paese ancora migliore. E infine ringrazio Martina perché ieri sera mi ha commosso e ogni tanto fanno bene anche queste cose. Per il resto, se avete sempre domande, potete mandare una mail oppure mandare una mail a me o all'ufficio competente. Sto leggendo una domanda che mi ha fatto da più parti: se è chiaro andare a fare la spesa in un altro comune? Sì, adesso, però vi ricordo che abbiamo più di quattro, abbiamo quattro supermercati in città e tanti commercianti che distribuiscono. Mi dice che non conosce la riapertura del cimitero per alfabeto e mi dice che non ha mai visto assembramenti. Io rispondo che la decisione che ho preso di chiudere i cimiteri l'ho proprio presa un giorno andando in comune nei giorni peggiori dell'emergenza, anche nei primi, e notando un gruppetto di persone anziane che parlava fuori dal cimitero, rendendomi conto che era una situazione di possibile proprio per evitare quello. Visto che abbiamo avuto una richiesta di accessi così alta di utilizzo della piattaforma ecologica, ho immaginato che fosse molto più alta ancora quella dei cimiteri. Per questo dobbiamo cercare di capire che quando viene presa una decisione di questo tipo, non è un divertimento da parte di chi vende limitare l'accesso al cimitero, non è nemmeno un vezzo, ma è legato al fatto che se non stiamo attenti e non rispettiamo certe regole basilari, ci ammala e poi si muore. Perché a Besana abbiamo avuto un incremento dei decessi. Darò i dati compiutamente domani sera in consiglio comunale, per chi avrà la bontà di guardarli. Per cui, se non ci rendiamo conto di questa cosa, non ci rendiamo conto di niente. Quindi vi chiedo, per favore, non considerate solo l'aspetto sanzionatorio delle decisioni. E anche se capisco che sono un po' strane, possono sembrare strane, c'è una ratio dietro, e cioè che dobbiamo evitare di ammalarci. Tutto qua. Non manderò tutti i giorni i vigili a controllare al cimitero. È pacifico, perché se la regola rimetto al buon se ci rimettiamo tutti. Al buon senso di ognuno di rispettarla. Era questo che vi volevo spiegare con più attenzione. Il cognome del visitatore, non del morto, leggo una domanda. Perché dobbiamo evitare di vederci magari in 20 all'uscita di un cimitero. Mi viene in mente il mio, quello di Zoccolino, dove non c'è moltissimo spazio davanti. È tutto qua, perché se aprissimo tutto indistintamente, senza un minimo di regole e di logica, corremmo il rischio inutilmente di ritornare ad avere troppi morti a Besana. È da qualche giorno che non ne arrivano. Continuiamo così. È tutto qua. È tutto qui. So che le regole a volte sembrano stupide, prese senza senso, però se vi dico che abbiamo avuto percentuali mostruose di aumenti di decessi, qualcosa dobbiamo fare. Poi anche quei numeri si possono spiegare e si devono spiegare perché vanno compresi. E va compreso anche il fatto che soprattutto spesso sono gli anziani che non rispettano le regole. Io stesso sgrido il mio papà perché non le rispetta. Quindi è proprio per loro che facciamo queste cose e so bene che probabilmente i primi non rispettarle, però chiedo aiuto a tutti perché spieghino ai loro cari con calma che dobbiamo stare attenti. Andare il lunedì o andare il mercoledì, cosa ci cambia se abbiamo il tempo di farlo? Non cambia niente. Dobbiamo solamente avere un po' di pazienza. Chiedo per favore la collaborazione di tutti per fare le cose con calma. Abbiamo portato pazienza per 2 mesi, 2 mesi in più non ci cambiano la vita. L'importante è che anche andando al cimitero e trovando altre persone, le salutiamo a distanza, portando ovviamente il saluto che non vediamo da un po' di tempo, ed evitiamo di incontrarci. L'unica cosa è evitare di essere lì il primo sabato disponibile in 100 per ogni cimitero. Ne abbiamo 6, controllati tutti è impossibile, abbiamo ritenuto di non aprirli
2 giorni alla settimana, come hanno fatto altri comuni, perché secondo noi avrebbe aumentato la possibilità di assembramenti, comunque di una possibilità di incontro tra le persone che si conoscono e si fermano a scambiare 4 parole per un po', esponendosi senza rendersene conto al contagio. Quindi già è difficile così. Se non ci diamo una mano tutti, facciamo un po' fatica ad uscire. Quindi beh, spero che abbiate capito la ratio che sta dietro a queste scelte, che so che possono sembrare strane, ma sono motivate da un'evidenza che viene data dai numeri. Quindi, se dobbiamo far calare questi numeri, ma dobbiamo ritornare a vivere, dobbiamo ritornare ad uscire di casa, tornare a lavorare, tornare a vivere sul territorio, dobbiamo imparare a utilizzare delle regole che prima non c'erano, ma che non ci stravolgono la vita. Non ci stravolgono. Pian pianino, con calma, facciamo tutto. Abbiamo portato pazienza per 2 mesi, allungare di qualche settimana non cambia niente. Se una regola non vi piace o ne avete delle migliori, io sono sempre disponibile, scrivetemi sulla mail del comune e vi darò risposta perché magari c'è qualche altra nuova proposta che non abbiamo preso in considerazione. Vediamo in via sperimentale come va adesso per i cimiteri e dopo pianino apriremo di nuovo come prima. Nel frattempo avete visto che anche nel cimitero di Montesilo si stanno facendo lavori perché non c'erano più posti. Ho visto anch'io il video con le bisce in amore che si stanno riproducendo. Mi hanno raccontato che in quella zona di Montesilo, detto Montesilo, è sempre stata una zona piena d'acqua. E quindi ci sono sempre state le bisce d'acqua. Essendo vuoto da mesi, ovviamente la natura prende gli spazi che prima non occupava. Quindi, per piacere, atteniamoci a queste indicazioni, a queste regole che vengono date perché c'è un motivo se vengono date. Non certo per divertirsi a dire di non entrare la gente al cimitero, ma semplicemente alla gente si dice usiamo la testa perché c'è il rischio che ci ammaliamo. E se ci ammaliamo sono noi in ogni senso, per tutti. Quindi grazie e pubblicheremo nei prossimi giorni l'ordinanza e indicheremo ancora le altre novità, le altre progressive riaperture. Quindi buona serata.